Ragazze, buonasera. Allora, svuota la spesa perché so che vi piace. Oggi abbiamo una spesa vasta, complessa e soprattutto abbiamo ricominciato a comprare la passione di mio marito e quindi vongole vive. Ragazze, non sapete che odore che fanno. E cozze stupende per fare una spaghettata. Allora, queste le avete viste e vanno di nuovo velocemente in frigorifero. Grazie, grazie chef. Allora, poi invece abbiamo qua dei meravigliosi sughi pronti, sempre a base di pesce. Abbiamo questo che è un sugo all'aragosta. Io li sto vedendo ora, come l'altra volta, perché la spesa la fa mio marito. Poi abbiamo un sugo al nero di seppia. Questi noi li abbiamo già provati e sono ottimi, eh? Ah, ecco. Poi qui abbiamo involtini di pesce spada già provati e sono buonissimi. E poi qua invece abbiamo un altro sugo pronto che comprende ricci, gamberi e pistacchi, ragazzi, da leccarsi i baffi. Anche questi naturalmente li riponiamo subito di nuovo in frigorifero, anzi in freezer. Allora, ok, poi abbiamo le teglie. Queste mi servono per fare la pasta al forno, le lasagne e quant'altro. Ne abbiamo due confezioni e sono quelle della Cuti. Queste sono vaschette, le porzioni sono 6-8 porzioni. Procediamo velocemente perché la spesa è tantissima. Allora, qua abbiamo penne integrali Barilla, penne rigate. Poi abbiamo la birra, tre birre Tuborg. Questa la richiesta è stata mia della birra. Io sono pazza per la birra. Poi abbiamo un fabuloso alla lavanda perché viola. Una bottiglia di aranciata Fanta. Poi abbiamo della pasta. Pasta di vella, spaghetti, pasta poiatti e una passata pomì, quindi il pomodoro nel brick. E questa la togliamo, quindi togliamo questo sacco. Vediamo qua che cosa troviamo. Allora, qua abbiamo una confezione di lattughino perché a casa mia l'insalata non deve mai mancare. Poi abbiamo un'altra confezione di pasta integrale Barilla, però questa volta sono tortiglioni. Io e mia figlia mangiamo pasta integrale. Poi abbiamo una Nutella della Sisa. Poi abbiamo un vino Matinata, un Grillo. Questo è buono. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo un'altra confezione di birre Tuborg da 3, come quella di poc'anzi. E poi qua abbiamo una confezione di carne. Questa è un'arista. Questa carne è ottima, anche questa. E togliamo anche questo sacco. Ragazze, voi come siete messe con la spesa? State facendo la spesa per le feste, ora abbiamo il 25 aprile e poi abbiamo anche il fatto della restrizione di stare a casa e di scendere e fare la spesa per una settimana. Allora, qua abbiamo il pan bauletto del mulino bianco, un'altra passata di pomì, una confezione di salsiccia, buonissima, io sono ghiotta di salsiccia, una confezione di mozzarella e granarolo, sono buonissime. Poi abbiamo un olio di semi di mais, sempre Sisa. E poi abbiamo un altro bicchiere per la gioia di mia figlia, un altro bicchiere di Nutella. Come si deve fare? Allora, poi vediamo che cosa troviamo qua. Io non ho più dove mettere la spesa. Allora, abbiamo fette biscottate integrali. Bravo, un plauso a mio marito. Fette biscottate integrali, un altro pacco. Poi abbiamo una grande confezione di latte Parmalat. Questo è il latte che io utilizzo sempre al mattino, lo sapete. E poi abbiamo una confezione di biscotti Colussi che si chiamano granole con cioccolato e frutta. Andiamo avanti.
andiamo avanti e apriamo adesso l'ultimo sacchetto, vediamo che cosa troviamo. Allora, abbiamo un vinello bianco che stasera farà ubriacare le mie vongole e le mie cozze con questo vino bianco. Poi abbiamo del pane da tramezzino, sempre sisa. Poi che cosa abbiamo? Del fritato per fare le lasagne, per fare le polpette, per fare la pasta al forno. Poi abbiamo una corposa confezione di filetti di pollo, sempre del Sisa. Noi ci troviamo bene presso questa catena alimentare. Abbiamo del tonno, sempre Sisa, tonno all'olio d'oliva, sempre Sisa. Poi abbiamo un bellissimo pesto alla genovese di Giovanni Rana, ottimo. Un altro pesto alla genovese Barilla questa volta. E un'altra confezione di mozzarelle. Per ultimo abbiamo un altro pacco di pane da tramezzini, sempre Sisa. Allora ragazze, io non so quando finirà tutta questa spesa in queste quantità, perché noi siamo abituati, e specialmente mio marito, a fare la spesa giornalmente. Non amiamo comprare specialmente le carni e surgelarle, no. Preferiamo andare in carnezzeria, comprare quello che ci serve appunto giornalmente. E niente, per ora siamo costretti a fare questo tipo di spesa, appunto a fare un pochino di provvigione da mettere a casa per non scendere ogni giorno, ma speriamo che finisca presto questo periodo. Allora ragazze, vi piace la mia spesa? Avete visto quante cose golose e buone? Il fare la tramezzina è ottimo, questo se lo fate con la maionese, i sottaceti, l'insalata di pollo, è buonissima. La Nutella, che ve lo dico a fare, che vi dico a fare la Nutella. E niente, poi abbiamo questi pesti che per fare la pasta, pesto, pasta, sono ottimi. Ragazzi, allora, io vi saluto. Mettetemi un pollice in su se vi è piaciuto il video. Ci vediamo al prossimo e iscrivetevi al canale. Ciao!